Buonasera colleghi, buonasera amministrazione, a tutti i presenti. Sono le ore 20 e 12 minuti. Prego, segretario, può chiamare l'appello. Giudice Paola. Presente. Caci Angelo. Assente. Guastella Giuseppe. Biondo Antonino. Presente. Di Benedetto Antonella. Pellegrino Presente. Gabriele. Presente. Orlando Gaetano. Presente. Giorrannello Massimiliano. Presente. Sincero Davide. Cavallo Sara Silvana. Presente. Cascio Floriana. Presente. Irti Armando. Fava Giuseppe. Cuvato Damiano. Moscato Antonio. Presente. Faraci Rosario. Presente. Tomasi Vincenzo. Alabiso Lorena. Castellana Francesco. Presente. Zappietro Giuseppe. Presente. Fasciana Maria Grazia. Presento. Lupo Lucia. Giudice Giovanni. Presente. Cosentino Grazia Rita. Presente. 22 presenti, 2 assenti, sussiste il numero legale, la seduta è aperta. Nomino scrutatori di questa seduta i colleghi Sincero, Alabiso e Zappietro. Oggi, giorno di question time dedicato alle mozioni, iniziamo con la mozione numero 1 all'ordine del giorno, legge 86 del 2024 su autonomia regionale differenziata, proponenti i consiglieri Castellana, Lupo, Tomasi. La presenta il collega Castellana, 10 minuti collega. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi, grazie amministrazione. L'odierna mozione di indirizzo, poiché il 28 giugno del 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 86 che definisce le norme per l'implementazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario di introduzione della previsione dell'articolo 116,3 della Costituzione italiana. Signor Presidente, colleghi, l'odierna mozione è stata presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per in qualche modo indicare e sollevare al civico consesso la natura e la ratio di questa legge, appunto la legge 86 del 2024, che è stata in prima battuta presentata con la decretazione d'urgenza da parte del Consiglio dei Ministri e che poi ha avuto il processo di ratifica e si è trasformata appunto in legge. Questa mozione, poiché questa componente politica, questa parte politica, sia a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale, ritiene che la ratio principale di questa legge sia un'ulteriore truffa, consentitemi questo termine, per ciò che nasconde questa appunto legge e per come è stata proposta al paese, al nostro paese. In che senso? A cosa mi riferisco? In realtà, dietro il termine di autonomia differenziata si nasconde quel percorso politico che ormai dura da quasi direi 30 anni e che in un primo momento si chiamava secessionismo, in un secondo momento fu chiamato federalismo fiscale, federalismo politico e oggi viene, diciamo, nascosto sotto mentite vesti con la terminologia appunto autonomia differenziata. Ecco, il mio intervento e questa proposta prescinde oggi dalle ideologie politiche, prescinde dai colori politici che da una parte, secondo un sistema democratico bipartisan, propendono per questo tipo di struttura politica e finanziaria e di servizi del paese Italia, e che invece nascondono altre intenzioni, nascondono le intenzioni di spaccare in qualche modo, come è avvenuto sempre nella storia, il nostro paese e creare due binari di servizi, soprattutto in materia scolastica e in materia sanitaria, e
è avere e determinare un, diciamo, due autostrade a due velocità. Il problema del meridione della Sicilia è il problema invece settentrionale. Ecco, un problema atavico che oggi trova nuovamente linfa vitale in questa proposta voluta fortemente all'interno di un processo di, come dire, di mediazione politica della maggioranza nazionale, perché dobbiamo dirlo che questa è stata e continua a essere il capriccio della forza politica leghista, che ancora una volta tende a spaccare l'Italia, ritenendo che le regioni settentrionali siano quelle più meritevoli perché lavorano meglio, e che invece dal meridione fino al sud non siamo bravi, sprechiamo il denaro pubblico e non sappiamo garantire i servizi essenziali ai nostri cittadini. Per questo dico che questa legge nasconde una disuguaglianza, una sperequazione territoriale rispetto alla dignità di tutti i cittadini italiani, dove questa legge appunto fa una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ma c'è anche un altro aspetto fondamentale, che l'elaborazione di questa legge avviene con il sistema della decretazione di urgenza, che viene utilizzata periodicamente dal governo per arrivare alla proposizione poi della legge, minimizzando totalmente le funzioni delle due Camere. Ricordiamo che questa legge dovrebbe essere avviata in quanto revisione costituzionale con la procedura aggravata. Quindi anche in questo caso, da un punto di vista tecnico-legislativo, subiamo una sorta di abuso. Ma c'è anche un altro aspetto, perché la legge 86 del 2024 non fa altro che incidere sulle previsioni normative di cui all'articolo 116 fino al 119 della Costituzione. Parliamo del titolo quinto della Costituzione. E si parla dei cosiddetti, lo abbiamo sentito in tutte le salse, in tutte le lingue, in tutti i giornali, in tutti i media, dei livelli essenziali delle prestazioni. Ecco, la vera truffa, il vero inganno sta proprio in questo, che seppur si preveda una competenza esclusiva, soprattutto in materia sanitaria, si parla di livelli essenziali della prestazione. I livelli essenziali della prestazione sono quei livelli che, per un discorso di principio di perequazione territoriale e di equa distribuzione dei livelli essenziali dei servizi, dovrebbero garantire uno standard minimo per tutti i cittadini, sia dai cittadini, partendo dai cittadini di Gela fino ad arrivare ai cittadini di Bolzano. Ecco, tutto questo non avviene perché la legge di cui trattasi, la numero 86 del 2024, non prevede espressamente il fondo perequativo come dovrà essere appunto alimentato dalle regioni per garantire appunto i livelli essenziali delle prestazioni. Ora, non vorrei annoiare e tediare nei tecnicismi, però mi appello a un'identità regionale, territoriale, perché ritengo che questa legge sia per l'ennesima volta un tentativo di secessione dell'Italia in piccole regioni, in piccoli regni, dove vengono garantiti appunto livelli diversi di prestazione. Per questo motivo faccio appello, ed eventualmente poi farò pure la replica, faccio appello alle forze di maggioranza e di minoranza, perché ripeto, oltre il principio e gli ideali politici di appartenenza, qui oggi parliamo dei livelli essenziali dei nostri concittadini e dei nostri appunto cittadini di tutta la regione siciliana e di tutte le regioni appunto del meridione. Grazie Presidente. Ci sono interventi su questa mozione? Prego, collega Tomasi. Se vuole poi la scrivo a parlare. Sì, la potevo leggere anche. No, non è obbligatorio leggerlo, si può presentare oralmente. Ora proseguiamo. Quindi, collega Tomasi, parlo io. Intervento, certo.
Allora, buonasera Presidenti, Presidente e colleghi. Questa sera volevo sottolineare ulteriormente l'importanza di questa mozione che abbiamo portato. L'abbiamo portata non solo perché è in linea col partito, ma perché può essere di fondamentale importanza sia per i cittadini geresi, ma soprattutto per quelli siciliani. Il 28 giugno 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 86 che definisce le norme per l'implementazione dell'autonomia differenziata delle regioni. Noi consiglieri ci siamo insediati il 12 luglio e abbiamo sottoscritto questa mozione solamente 3 giorni dopo. L'abbiamo sottoscritta, ma non ci siamo fermati qua perché abbiamo raccolto anche tantissime firme tramite i banchetti promossi dal Movimento 5 Stelle e abbiamo raccolto tantissime firme, ma anche tantissime firme online, perché sono state raccolte in pochissimi giorni più di 500.000 firme in tutta Italia e solamente 110.000 sono state raccolte in Sicilia. Perché ci siamo adoperati? Perché siamo contro tutti i tipi di diseguaglianze e questa legge creerebbe una grande diseguaglianza tra le regioni. In particolare per il Mezzogiorno potrebbe significare minori risorse, di non poter garantire i livelli essenziali di prestazioni e un minor livello anche dei servizi. Quindi la mia domanda è: perché un ragazzo, un giovane professionista, un giovane lavoratore dovrebbe scegliere di vivere qua se non gli vengono garantite queste cose? Quindi parlo da giovane e dico semplicemente che ho il desiderio, appunto, che i ragazzi possano costruire, quindi che possano scegliere il proprio territorio per costruire la propria vita e non dover partire necessariamente al nord. Quindi con questa speranza, quindi senza avere nessun tipo di diseguaglianza e di penalizzazione. Quindi abbiamo portato stasera la mozione per dire ulteriormente no a questa legge e di dire di no, appunto, con la speranza che venga abrogata al più presto. Grazie. Ci sono altri interventi? Collega Cosentino, prego, poi la collega Labiso. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere, al solo fine di non sembrare populisti, quali sono queste azioni a fronte di una legge già pubblicata e quali sarebbero le competenze di questo Consiglio Comunale che può intraprendere o i suggerimenti che intende dare questo Consiglio Comunale all'amministrazione. Altrimenti questo Consiglio Comunale è vuoto di contenuti. È solo, mi scusi, per fare passerella, per avere 10 minuti di applausi da parte della stampa. Noi qui dobbiamo essere propositivi, esprimere disapprovazione, va bene, disapproviamo, approviamo, al di là delle nostre ideologie, ma il contenuto vero qual è? Me lo volete dire a fronte di una legge già pubblicata? Scusatemi, ma io sono pragmatica, quindi voglio sapere cosa effettivamente questo Consiglio Comunale propone all'amministrazione, ripeto, a fronte di una legge già pubblicata. Grazie. Prego, collega Labiso. Buonasera Presidente, consiglieri, colleghi. Allora, il mio intervento riguarda appunto l'autonomia differenziata. In quanto alla base dell'autonomia differenziata c'è una differenza di gettito fiscale tra regioni e regioni, nel senso che le regioni dovrebbero finanziare delle spese basilari come la sanità, l'istruzione, con il nostro gettito fiscale. Il gettito fiscale della Sicilia e delle regioni del Sud Italia, come ben sappiamo, è inferiore a quello del Nord Italia. Partendo da una base totalmente differente di livelli essenziali tra la sanità nostra o il livello di istruzione nostro, noi partiamo svantaggiati. Ovviamente il Consiglio Comunale oggi si vuole esporre dicendo non siamo d'accordo all'autonomia differenziata. Come Partito Democratico abbiamo fatto una raccolta firme per avere un referendum abrogativo, il quale ha raccolto la bellezza di 5.000 firme, quindi a breve
500.000, scusatemi, firme, quindi a breve dovremo avere un referendum abrogativo nel merito, e quindi noi ci discostiamo da questo decreto di autonomia differenziata, sottolineando il fatto della poca importanza dei LEP che ancora oggi non sono pubblicati. Questi livelli minimi sul quale dovremmo basarci sono una consecutività dei LEA. I LEA oggi, che sono basati sulla sanità, non sono nemmeno rispettati, quindi c'è una differenza strutturale a livello sanitario, locale e regionale. Solamente questo. Si è iscritto a parlare il collega Orlando. Prego, collega. Grazie Presidente, no, è intervenuta la mia collega per spiegare la posizione del Partito Democratico su questa posizione. La posizione è quella che ha spiegato il collega Cascellana, con un atto di indirizzo da presentare all'amministrazione. L'amministrazione si fa carico con i suoi riferimenti che ha alla Regione, al Governo, di far sì che questa autonomia differenziata faccia un referendum per essere abrogata. L'indirizzo, collega, è questo, noi facciamo un atto di indirizzo da dare alla nostra amministrazione. L'amministrazione si farà carico di portare i problemi dell'autonomia differenziata con i rappresentanti che c'è alla Regione e al Governo. Grazie. Si è iscritto a parlare il collega Giudice, poi la collega Fasciano. Fasciano, scusi. Sì, grazie Presidente. Assessore, colleghi, consiglieri, io non entrerò nel tecnicismo, anche perché non è questa la sede, secondo me, per parlare di aspetti tecnici, ecco, di quella che è l'autonomia differenziata. Una considerazione brevemente solo sul fatto che naturalmente ci troviamo di fronte ad una legge che andrà sicuramente ad aumentare quelle che sono le diseguaglianze e comunque ad ampliare quello che è un divario territoriale già esistente tra i territori, per esempio, del nord e quelli del sud. Naturalmente si tratta, secondo me, anche di una norma che va a ledere quella che è proprio l'identità culturale del paese Italia. Però è anche vero che la politica di fronte a questo non può mantenere un atteggiamento silente. Sicuramente non è questa la sede dove ci sono gli strumenti per poter cambiare le sorti di questa legge, però sicuramente un atteggiamento della politica al fine di dare una voce anche contraria a quelle che sono a quella che è questa legge sull'autonomia differenziata, io credo che sia di buon auspicio per quanto riguarda la politica. Per questi motivi io credo che la mozione vada votata favorevolmente, il gruppo di Una Buona Idea la voterà favorevolmente. Grazie. Prego, collega Fasciano. Buonasera a tutti. Anch'io ritengo che vale la pena discutere di questa mozione, perché questa legge, che determinerà delle iniquità enormi dell'Italia, ci porterà ai tempi prima dell'Unione d'Italia, perché ci saranno diverse condizioni, ci sarà una scuola diversa per ogni regione e soprattutto una sanità diversa per ogni regione. Il fatto che sia stata approvata non implica che non si possano condurre delle battaglie. Intanto sono state raccolte tantissime firme, come è stato detto, per contestare questa legge, e secondo me anche il Consiglio Comunale può essere una sede opportuna dove poter contestare e dove fare una battaglia. Grazie. Si interviene solo una volta. Prego, collega Pellegrino. Poi la collega Cavallo. Grazie Presidente, un saluto al Presidente, ai colleghi e all'assessore, alla Giunta presente. Io non vorrei discutere sulla bontà della mozione che è presentata, ma sull'aspetto puramente tecnico e normativo del Consiglio Comunale. È ovvio che in Consiglio Comunale tutti possiamo presentare una mozione che parli di qualsiasi cosa. Possiamo parlare anche di una mozione che parli del gelacalcio in Serie A e dobbiamo spingere l'amministrazione a dare più contributi per lo sport. Chiaramente io sto minimizzando, ma non vorrei minimizzare. Dove voglio arrivare? Qui io non parlo per casacca,
o perché io sia di estrazione di centrodestra non l'ho mai tenuto nascosto, la mia storia politica lo sa. Il concetto è diverso, forse per deformazione professionale, sono molto pragmatico anch'io, no? C'è una legge che è stata approvata. Poi esistono degli strumenti atti ad abrogare questa legge, come diceva la collega Labiso, che può essere un referendum. Al netto di questo, io dico, questa azione si può fare in tanti modi, invitando tutti i partiti, facendo una riunione fuori dalla sede del Consiglio Comunale e facendo una manifestazione comune dove dice, in qualità di cittadino, indipendentemente dalla casacca che indosso, mi sento di sposare in pieno quello che dice il Partito Democratico locale, piuttosto che il Movimento 5 Stelle locale, e via dicendo tutti coloro che sono d'accordo, al di là, e allora sì che può avere un senso. Stiamo vivendo una situazione drammatica della nostra città e perdonatemi, secondo me stiamo togliendo del tempo ai problemi serissimi che stiamo vivendo. Da qui a breve ci sarà il monotematico per l'ampliamento della discarica, il monotematico per la crisi idrica. Vorrei ricordare che è diventata normalità la fornitura dell'acqua ogni 3 giorni. Vorrei ricordare. Restiamo nel tema della mozione, collega. Assolutamente sì, ma è questo. Il tema della mozione è che io non riesco a capire con tutta la buona volontà come posso dare questo contributo se non stasera, nel momento in cui dovessimo votarla positivamente. Ok, tutto il Consiglio Comunale di Gela si riunisce positivamente perché è contrario alla legge sull'autonomia differenziata. Vabbè, siamo bravi, quindi cosa abbiamo risolto? Cioè, perdonatemi, io sono pragmatico, ci sono gli esponenti regionali del nostro territorio che stanno facendo il loro lavoro, organizziamo una manifestazione pubblica. Il vero problema è questo. Il problema è che dobbiamo sensibilizzare tutta la città ad andare in piazza, ma non per essere contro l'amministrazione, perché quando io parlo di fare delle manifestazioni anche contro la crisi idrica, non è perché dobbiamo essere tutti presenti, perché la colpa non è dell'amministrazione o solo dell'amministrazione. O solo dei consiglieri comunali. La colpa è di un problema che ci trasciniamo da 20 anni. Questo è un problema che c'è, ma a livello nazionale, su una legge già che è stata approvata. Io non riesco veramente, con tutta la buona volontà, ok, la votiamo, non capisco quale sarà il risultato di stasera. Avere un articolo sul quotidiano di Gela dove ad unanimità tutto il consiglio comunale di destra e sinistra si spogliano dalle vesti d'appartenenza e vanno contro una legge che obiettivamente, non vorrei entrare, come diceva il collega giudice, nei tecnicismi, che non possiamo sapere, non si presenta nel migliore dei modi, sicuramente mentirei sapendo di mentire, ma non possiamo sapere, è altrettanto vero, facendo una piccola analisi così, che allo stato attuale il meridione d'Italia ha le spese più alte per le prestazioni mediche, costa più delle altre regioni per le prestazioni mediche, e non mi sembra che i cittadini che se lo possono permettere vadano in Sicilia a curarsi o vadano oggi al nord. Un motivo ci sarà. Il motivo qual è? Che le regioni che stanno spendendo di più, indipendentemente da chi siano governate, per 20 anni o 30 anni hanno gestito male la spesa pubblica, hanno gestito male la sanità. Però ripeto, entriamo in tatticismi e in meccanismi che oggi poco servono se non a trovarci d'accordo, perché è una legge che è già stata approvata. Quando e se ci sarà un referendum, allora decideranno i cittadini, che sono sempre sovrani, se riportare questa, abrogare questa legge oppure no. Grazie Presidente. Prego, collega Cavallo. Presidente, colleghi consiglieri. In merito alla legge sull'autonomia differenziata, io invece volevo dare un'altra visione per la nostra regione.
una regione che si è basata sull'assistenzialismo fino ad oggi, e invece la nostra è una terra di grandi risorse, quindi può essere guardata con molto interesse dal resto dell'Italia. Quindi l'obiettivo di questo governo sicuramente è cercare di superare le diseguaglianze, quindi tra nord e sud, e quindi quando si parla di livelli essenziali di prestazione, il governo vuole mediare e vuole garantire e dare supporto a queste regioni, ma soltanto quando si è raggiunto uno stesso livello di prestazioni, quindi si parla di istruzione, di trasporti, infrastrutture, e solo così si cerca di superare il divario tra nord e sud. Poi si parla, se vogliamo parlare di populismo, ovviamente noi ringraziamo della proposta i colleghi del Movimento 5 Stelle, però diciamo poteva essere antecedente alla proposta appunto di disegno di legge, ma ormai è già approvato, quindi possiamo fare ben poco. La cosa che invece sarebbe da monito è cercare di dare delle proposte, mozioni a quelle che convergono su tutti i servizi che la nostra nazione potrebbe attuare, e soprattutto nell'interesse di quello che appunto dice l'articolo 116 della Costituzione, è una legge ordinaria e quindi dà piena autonomia alle regioni, nella sintesi appunto di unione tra Stato e regioni appunto. Per questo non sono in disapprovazione appunto su quello proposto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quindi contraria. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego collega Cuvato. Poi la parola per la replica alla fine. Prego. Buonasera Presidente, buonasera colleghi e il pubblico. Allora, in realtà tante volte insomma uno riflette su quello che è la missione, diciamo, anche della politica negli enti locali all'interno di un consiglio comunale. È ovvio che su molti argomenti potremmo pensare di parlare, in questo caso per l'autonomia differenziata, potremmo fare, come dire, potremmo andare indietro alla questione meridionale, vecchia di 150 anni, alla riforma del titolo quinto che è vecchia oggi di 23 anni, visto che parte dal 2001 dal governo Amato. Però oggi invece serve parlare di quelle che sono la consapevolezza che è centrata nella politica di ogni comunità e quindi anche della città. C'è stata una raccolta firme, ci sarà un referendum abrogativo, secondo me è indispensabile trovare il tempo e secondo me è una missione dei consigli comunali occuparsi dei temi che dobbiamo affrontare nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, per spiegare quelle che sono delle cose semplici da spiegare e da far comprendere ai nostri figli, ai nostri cari, ai nostri studenti, che di fatto sono destinati ad andare altrove, e questo per me è un problema cittadino, perché è vero che dice, quando ci sarà un referendum se ne parlerà, firmeremo, però è anche vero che come comunità e come politica noi dobbiamo spiegare delle cose con dei principi molto semplici. Ieri sera vedevo una trasmissione e vedevo un servizio sulla cittadella e la salute di Treviso. Dice, ma perché parliamo di Treviso oggi in consiglio comunale a Gela? Treviso è una città che per lo più insomma è molto simile a Gela in termini di numero di abitanti, ovviamente siamo su due pianeti completamente diversi, però mi ha fatto specie scoprire che è una città che ha quasi il nostro stesso numero di abitanti, 80.000 con 70.000. Ieri veniva presentata in questa trasmissione, fatta molto bene, con un polo in cui c'erano 25 sale operatorie, 10 di queste destinate alla maternità, 2 sale parto per in acqua. Insomma, erano degli argomenti che solamente da elencare facevano paura, e con mio figlio ci siamo ritrovati a parlare, visto che è un figlio di 19 anni che sogna di fare un percorso legato alla medicina, proprio delle diseguaglianze che ci sono tra il nord e il sud. Perciò il tema oggi è: stiamo informando tanto i cittadini, che sono effettivamente, è vero, i colleghi hanno ragione, come dire, ammantati da problemi quotidiani, giornalieri, ma se non pensiamo anche di parlare nelle nostre comunità dei temi che sono anche sovraordinati rispetto a un consiglio comunale, forse anche un consiglio di quartiere, probabilmente sbagliamo come missione politica. E perciò, per questa ragione, come Partito Democratico, dopo aver fatto aver promosso e partecipato alla raccolta firme, saremo ben lieti di appoggiare sempre i temi legati all'opposizione a qualsiasi tipo di autonomia differenziata, aspettando magari di poter, se non far cambiare le cose in termini normativi, ma sicuramente nelle coscienze dei nostri giovani e dei nostri concittadini.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, collega Faraci. Grazie Presidente, colleghi. Io ringrazio i colleghi che hanno portato in aula questa mozione, giusto perché accende l'attenzione su un tema che non è tanto il problema dell'autonomia differenziata, perché io credo che se noi avessimo avuto nella storia dei paesi e soprattutto delle regioni del sud una certa efficienza, oggi probabilmente, parlando di livelli minimi, saremmo ben felici di avere l'autonomia differenziata, perché questo ci consentirebbe di avere delle risorse in proporzione a quelli che sono i livelli che noi avremmo dovuto raggiungere. Ma in realtà li ringrazio perché questa cosa mi ha dato l'opportunità di riflettere su, diciamo, su quello che normalmente si dice, no? della inefficienza delle regioni del sud, dell'incapacità gestionale degli uomini che lavorano nelle regioni del sud. Vedete, se ci documentiamo, negli ultimi 60 anni i trasferimenti dello Stato centrale, anche quando non c'era l'autonomia delle regioni, anzi soprattutto quando non c'era l'autonomia delle regioni, erano assolutamente sbilanciati verso il nord. Quindi la situazione che oggi ci vede cornuti e mazziati, scusate il termine, si determina in 40-50 anni di mancati investimenti fatti verso il sud, e non è casuale. La mancanza di investimenti fatti al sud è una cosa strutturale e voluta. Oggi, che abbiamo perso un po' la memoria, addirittura ci si accusa di essere inefficienti e di non essere state capaci, quanto le regioni del nord, di valorizzare le risorse che ci sono state assegnate. Ma ripeto, se andiamo a guardare nella storia delle regioni del sud, ed in particolare la Sicilia, non fosse altro perché un'isola isolata e regione a statuto speciale, fra l'altro, noi nei 60 anni precedenti non abbiamo avuto le stesse risorse. Qual è il rischio e la ragione del mio ragionamento? Il rischio è che non solo non abbiamo raggiunto i livelli di efficienza perché non abbiamo avuto i mezzi per raggiungere, e per mezzi, badate, non mi riferisco solo al vile danaro, mi riferisco a mezzi organizzativi. Se noi oggi andiamo a guardare, noi abbiamo una serie di uffici destrutturati da sempre, con delle figure professionali inadeguate da sempre. Poi è vero che subentra la nostra cultura, la logica della raccomandazione, la logica della pigrizia, eccetera, ma questo influisce in una percentuale minima. Se uno Stato, e voi mi insegnate che lo Stato può più di tutti, perché ha i mezzi che nessun altro può avere, avesse voluto negli anni un'equità del sud e del nord, l'avrebbe raggiunta, soprattutto quando non c'era l'autonomia delle regioni. Da quando c'è l'autonomia delle regioni, viva Dio, c'è la panacea di tutti i mali. In Sicilia si spende di più. Collega, mi perdoni se io faccio il riferimento a quello che ha detto il collega Pellegrino, che in parte mi trovo d'accordo. Però vede collega, se noi abbiamo delle spese maggiori, una delle chiavi di lettura potrebbe essere che noi siamo in perenne emergenza. E lei mi insegna che se io sono strutturato e faccio le cose in un determinato modo, avrò dei costi controllati e moderati. Se io rincorro le emergenze e vado mettendo delle pezze ovunque, io avrò dei costi moltiplicati per 10 e un risultato assolutamente inefficiente. Quindi vero è che questa mozione, probabilmente quest'aula è il luogo meno adatto dove affrontare un argomento di tiratura nazionale, probabilmente sì. Sicuramente ci sarà il referendum, certo che ognuno di noi andrà a votare. Io spero che noi poveri voteremo contro i ricchi, ma non perché io ce l'abbia con i ricchi, ma perché oggettivamente, prima di mettere in piedi una legge di questo tipo, uno Stato che si chiama così e che fa il lavoro che deve fare, prima si preoccupa di portare i livelli di efficienza ovunque ad un livello di accettazione quantomeno sufficiente, e poi da quel punto in avanti decide di ripartire le risorse in modo proporzionale. Se lo faccio sapendo che io non ho mai aperto i concorsi, che non ho mai consentito alla pubblica amministrazione di strutturarsi, si parla di riforma della pubblica amministrazione da
vent'anni a questa parte non è mai stata fatta. Bene, chi ne paga maggiormente le conseguenze? Chi già è destrutturato di suo? Noi nel nostro comune questa cosa la viviamo ormai quotidianamente. Chi ha lavorato all'interno del comune e chi è già stato come me consigliere comunale sa che il nostro problema non è tanto numerico, ma è di essere destrutturati quantitativamente e qualitativamente. E questa cosa non la determina la singola amministrazione, la determina la gestione di uno Stato che giustamente forse guarda a chi gli rende di più in termini economici, perché è chiaro che il Nord rende di più in termini economici rispetto al Sud, ma è anche vero che il Sud viene utilizzato ed è stato utilizzato come bacino, come luogo da cui attingere manodopera specializzata a basso costo, perché i nostri laureati, i giovani che studiano, che hanno voglia di formarsi, si formano qui con i sacrifici delle famiglie e vengono assunti regolarmente al Nord e pagati con una mangiata di pasta. Questa è la verità. Quindi è vero che questo non è il luogo, però badate, questa cosa che noi al Sud non siamo capaci, non riusciamo a ristrutturarci, eccetera, e meritiamo di essere poveri grazie all'autonomia differenziata, è assolutamente falsa. Perché vi faccio notare, cari colleghi, che la stragrande maggioranza di personale che lavora nelle strutture d'eccellenza del Nord, ahimè, porta un cognome del Sud e si è laureata in università come la Federico II di Napoli, che è un'eccellenza in Italia nonostante siamo poveri. Quindi ringrazio i colleghi per aver portato la mozione in aula. Probabilmente è un di più, però ci ha dato l'occasione di aprire una riflessione su queste cose. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Prego, collega Sinciaro. Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione pubblica. Presidente, intanto colgo l'occasione per complimentarmi col collega Faraci che ha fatto un intervento meraviglioso. Quindi veramente è difficile intervenire dopo questo intervento perché è stato, a parer mio, perfetto. Presidente, è chiaro che la mozione è troppo ampia e forse troppo idealista. Io l'ho letta perché naturalmente il collega non l'aveva letta inizialmente. Ed è chiaro che personalmente ritengo che questa è una sede che va oltre. Cioè per l'impegno che si dà all'amministrazione obiettivamente va oltre. Perché sì, è vero, comunichiamo che il Consiglio Comunale è contro l'autonomia differenziata qualora venga accolta favorevolmente, però obiettivamente, come dice il collega Pellegrino, credo l'abbia detto, cosa ne rimane di questo? Ne rimane ben poco. E allora io credo che noi dobbiamo essere capaci, a parer mio, è una mia opinione, di andare oltre. E in questo, Presidente, io vorrei investire lei in questo. Quattro regioni si sono già opposti a questa autonomia differenziata con un ricorso costituzionale, sono la Puglia, la Sardegna, la Toscana e la Campania, se non sbaglio. E allora credo che proprio lei, investire lei di questa mozione, ha detto che poi io la voterò favorevolmente perché ne intende per le mie idee, sono contro l'autonomia differenziata, però che si faccia lei portatrice di una ribellione che parte dal Consiglio Comunale con i suoi pari grado, affinché si inizi un processo di ribellione, di protesta, naturalmente qualora trovi consenso, che possa portare la Regione Sicilia eventualmente ad impugnare tale legge alla Corte Costituzionale, come hanno fatto già altre regioni. E chi più di un Presidente del Consiglio della settima città della Sicilia può promuovere questo? Perché poi è chiaro che quando ci saranno Presidenti del Consiglio che magari sono di partiti, di area del governo regionale, possono magari non appoggiare. Quindi io, Presidente, voterò favorevolmente questa mozione, ma invito veramente lei a farsi carico di questa protesta. Vedo che lei, sono sicuro che l'accoglierà ben volentieri, perché so naturalmente adesso è un tema che la tocca particolarmente, si faccia promotrice con i suoi pari grado e naturalmente vada in giro per la Sicilia, in tutti i comuni siciliani, a provare a promuovere una vera ribellione che possa partire dal Consiglio Comunale, di una protesta che parta da questo, perché obiettivamente questa è una legge che può solo uccidere il meridione e noi non possiamo permetterci. Quindi Presidente, ben venga una mozione di questa, anche se molto idealista e poco efficace sul nostro territorio. Però naturalmente l'invito che pongo a lei è quello di farsi promotrice di questa nostra protesta. Grazie. Grazie collega, senza entrare ovviamente io nel merito della mozione, accolgo questo invito e sicuramente ci rifletterò e vi coinvolgerò eventualmente. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi do la parola al proponente per la replica. Collega Castellana, sì, grazie, Presidente. Nel contempo collega la invito a leggere la parte della mozione che riguarda l'impegno per l'amministrazione. Allora, il mio intervento iniziale era volto a
rappresentare la parte illustrativa ed espositiva, le motivazioni che diventano la ratio di questa mozione, per poi, nel tempo che mi rimane per la replica, rappresentare e manifestare la parte appunto proponente e deliberativa. Solo per rispondere ai colleghi che ovviamente hanno legittimità di espressione di pensiero, volevo rappresentare che la proposizione di questa mozione di indirizzo nasce in concomitanza con l'attività nazionale, regionale e locale di raccolta delle firme contro appunto il progetto di legge dell'autonomia differenziata. Sono d'accordo con il collega Biundo quando dice coinvolgiamo la città, ma la città nel momento in cui è stata presentata e depositata la proposta già era stata coinvolta con la raccolta delle firme, e chi si è prestato, chi si è offerto alla raccolta di queste firme ha interloquito con la comunità, con i cittadini, e ha raccolto la disapprovazione rispetto anche ad una preoccupazione che questa legge possa portarci ancora più indietro rispetto a quelli che sono oggi quei servizi minimi essenziali. Pertanto, così come diceva il collega, il dottor Orlando, l'atto di indirizzo per definizione è un impegno che il Consiglio Comunale, preso atto della volontà dei cittadini, perché ricordiamoci che noi siamo filtro, siamo portavoce, siamo istanze dei cittadini, e portiamo la disapprovazione o comunque le istanze le portiamo all'interno del civico consesso, e mediante lo strumento della mozione di indirizzo abbiamo come strumento consiliare la possibilità di chiedere un impegno all'amministrazione. L'impegno per la quale oggi noi chiediamo la deliberazione è quello che l'amministrazione esprima disapprovazione contro la legge 86 del 2024, esprima preoccupazione per l'avvio di questo procedimento che andrebbe a spaccare in due metà il nostro Paese, impegna l'amministrazione a inoltrare in ogni forma e ogni livello istituzionale, parlamentare, governativo, regionale, il contenuto della presente mozione, impegnare l'amministrazione in tutte le sedi istituzionali e di rappresentanza dei comuni italiani a tener conto della presente mozione, quale espressione politica della comunità gelese, anche al fine di promuovere l'adesione del comune di Gela. E per ultimo, trasmettere questa mozione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per opportuna conoscenza, ad ANCI Nazionale e ANCI Sicilia. Vede, cara collega, il problema non è di presentare una mozione per creare, diciamo, una notizia giornalistica, e non è nemmeno quello di essere populisti, perché per quello che ci riguarda noi il termine populista come fenomeno democratico lo consideriamo nell'accezione quella più nobile, cioè quella di raccogliere e concatenare le istanze dei cittadini. E noi con questa mozione abbiamo raccolto l'istanza dei cittadini, che è quello di una preoccupazione rispetto a un divario, ad una spaccatura del nostro Paese, e pertanto abbiamo ritenuto opportuno investire il Consiglio Comunale e l'amministrazione appunto di questa mozione di indirizzo. Grazie. Il dibattito è concluso, se volete posso intervenire i capigruppo per dichiarazione di voto. Prego, collega. Presidente, io ancora non ho capito, stiamo parlando di una legge dello Stato, già approvata. Io non ho capito il Movimento 5 Stelle, con tutta la buona volontà che ho ascoltato il consigliere, qual è la proposta che fanno? Ancora non l'ho capito. Ha letto, collega, l'impegno per l'amministrazione. Scusami, dire giustamente investiamo l'amministrazione, ma l'amministrazione cosa può fare? Io questo non ho capito. È meglio la proposta che aveva fatto allora il consigliere Sincero, che diceva che lei possibilmente se lo poteva fare. Assolutamente, però quella del collega Sincero non può essere una mozione. Lo so, però gli sto dicendo ancora la proposta vera e propria, non l'ho capito, perché c'è una legge dello Stato, quindi una legge dello Stato. Giustamente, come dice lui, se c'è il referendum, se c'è il referendum e viene abrogato, allora va bene.
ma su questa cosa dare fumo degli occhi a Gisele, dire per quale motivo? La questo non capisco. Di voto? Contrario. Perfetto. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione della mozione. Prego, segretario, per appello nominale. Giudice Paola. Favorevole. Caci Angelo. Assente. Guastella Giuseppe. Biondo Antonino. Contrario. Di Benedetto Antonella. Contraria. Pellegrino Gabriele. Contrario. Orlando Gaetano. Favorevole. Giorrannello Massimiliano. Sincero Davide. Cavallo Sara Silvana. Contraria. Cascio Floriana. Favorevole. Irti Armando. Contrario. Fava Giuseppe. Cuvato Damiano. Favorevole. Moscato Antonio. Favorevole. Faraci Rosario. Favorevole. Tomasi Vincenzo. Favorevole. Alabiso Lorena. Favorevole. Castellana Francesco. Favorevole. Zappietro Giuseppe. Fasciana Maria Grazia. Favorevole. Lupo Lucia. Favorevole. Giudice Giovanni. Favorevole. Cosentino Grazia Rita. Contrario. Contro l'autonomia del Friuli. 14 favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto. La mozione numero 1 viene approvata. Passiamo alla mozione numero 2, sponsorizzazione ASD Orizzonte. Proponenti consiglieri Sincero e Biondo. Chi la espone, colleghi? Prego, collega Sincero, 10 minuti. Presidente, colleghi consiglieri, gentile pubblico. Presidente, intanto ringrazio, questa è una mozione a firma mia del dottore Biondo, lo ringrazio per darmi la possibilità di esporla qui in Consiglio Comunale. È una mozione che prevede una sponsorizzazione. Questa mozione, Presidente, nasce il 23 agosto durante il primo memorial a Carmelo Casano, dove l'associazione SD Orizzonti invita i familiari dell'ex assessore Casano e tutto il Consiglio Comunale a questa manifestazione all'interno della palestra dove si esercitano. E quello che abbiamo notato io e il collega Biondo, la prima cosa che ci è stata all'occhio è che i ragazzi avevano una maglietta rossa bellissima con lo stemma della Regione Sicilia in alto a sinistra, più o meno vicino al cuore. E allora abbiamo detto, ci siamo detti quasi in maniera univoca, quant'altro, che il Comune di Gela deve attivare tutte le procedure affinché si possa fare una sponsorizzazione, che naturalmente deve essere gratuita, perché in questa fase il Comune non può assumere nessun impegno di tipo naturalmente economico, affinché questi ragazzi che spesso vanno in giro per la Sicilia, ma spesso si spostano addirittura fuori dai confini siciliani, andando in giro per l'Italia e anche all'estero, possano avere in questa maglietta, che oltre al logo della Regione Sicilia, quello di Gela città greca. Credo che questa sia importante, sia un modo soprattutto per stabilire due punti importanti. Uno, perché comunque la società ASD Orizzonte è stata spesso oggetto di atti vandalici e quindi con questo il Consiglio Comunale dimostra che parte stare. Cioè noi stiamo dalla parte di chi naturalmente si impegna per una società migliore. E secondo, perché questa associazione che dà la possibilità ai ragazzi diversamente abili di esercitarsi e che veramente portano in alto il nome di Gela, debba poter esercitarsi, soprattutto poter esporsi portando il nome di Gela. Noi abbiamo già parlato col dottore Biondo e quindi poi proporremo al Consiglio Comunale naturalmente un piccolo impegno personale che, visto che sarà personale, verrà fatto naturalmente nella segretezza di come si vuole, perché quando si deve fare una donazione non la si deve pubblicare, non la si deve pubblicizzare su Facebook, ma la si fa nel silenzio del cuore di ognuno di noi. Però che si possa fare come essenzialmente accade quando il Comune dà il gratuito patrocinio, quindi il Comune si impegna a dare questo gratuito patrocinio dove consente a questa associazione di andare in giro con la scritta Gela città greca. Sarebbe bellissimo che tutte le società sportive possano naturalmente andare in giro con il logo della nostra città, però è chiaro che poi a certi livelli intervengono gli sponsor e quindi noi a quelli non possiamo sicuramente imporre null'altro. Però il nostro impegno, la nostra volontà, che è proprio questa, cioè consentire che si instauri, alla fine impegnare il sindaco e l'amministrazione
a concedere dalla prossima stagione a titolo gratuito la sponsorizzazione con l'indicazione Gela Città Greca. Un'ultima cosa e finisco, Presidente. Questa mozione ci teniamo particolarmente sia io che il consigliere Biondo, perché è come se l'avessimo scritta a sei mani. Il collega, l'ex assessore Carmelo Casano, è parte integrante di questa mozione, quindi è una mozione a cui ci teniamo particolarmente. Grazie. Ci sono interventi? Prego, collega Biondo. Presidente, io la ringrazio intanto per la parola. Guardi, io quel giorno ho passato un giorno assieme a Davide Sincero, veramente bellissimo, felice. Aver giocato con questi ragazzi diversamente abili a ping pong, guardi, è stato un momento felicissimo. E devo dire, effettivamente, parlando con il